Grazie, 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 grazie. Da Cuneo il Ciaone alla Cina. Tanta roba, c'è sempre uno scioglilingua, ma compro una vocale, vabbè. Felicissimo di essere qua con voi, felicissimo di aver sentito la storia che vi caratterizza, la storia che negli ultimi 56 o 57 anni, 57, perfetto, per la precisione, 57 anni ha visto qualcuno di voi qui costruire una straordinaria opportunità di bellezza per chi è un vostro cliente. Farinetti ha detto che raddoppia, da quando ha parlato bene di Alba e male di Cuneo, perché siete strani da queste parti. Per tutti i vostri clienti e anche per tutti voi. Io sono felice di poter, starei per dire, immergermi, se non avessi messo proprio la mano dentro il cioccolato. Un mostro, anziché Marilyn Monroe, un mostro che ha lasciato l'impronta. Sarei felice di dire che è bellissimo immergersi non soltanto nella vostra azienda e nella vostra attività, ma in un mondo che ha dei valori profondi come il mondo di questa terra. E allora non ho da fare mille discorsi, anzi non ho da dirvi praticamente niente, se non che Daniele mi ha dato un biglietto con i numeri degli assunti del Jobs Act da imparare a memoria, e non l'ho imparato. Sono 144, che sembra un telefono. Ah, c'è, vedi, perfetto. Mi ha messo per vedere se ero preparato bene. Quanti eravamo? 99, in Italia 25. Oggi in Italia siete 440, 130 all'estero, totale 570. Avete assunti a tempo indeterminato tra il 15 e il 16, 135, di cui 44 sono... No, questi sono... Ah, quindi sono 135 più 44. Hai visto? Quasi 170... No, nuovi assunti... No, comprende i 44. Quindi è un dato di fatto bellissimo che dimostra che se si rende più semplice il paese si crea ricchezza, perché poi per chi è assunto fanno grandi discorsi, questo è un numerino dell'Istat, questo vuol dire un mutuo in più, una opportunità di fare un figlio, la certezza che il futuro non è un'incognita. E allora io sono orgoglioso e felice di essere qui con voi a dirvi che chi ha tenacia, passione e determinazione ce la fa e vince. Vale per un ragazzo italiano che 20 minuti fa a Rio de Janeiro ha vinto alle Paralimpiadi, si chiama Alex Zanardi, era un grande pilota di Formula 1, ha avuto l'incidente, si è rimesso in discussione, è appena diventato medaglia d'oro paralimpica credo nel ciclismo, quindi un grandissimo, è il segno di un'Italia che ci crede, che non molla, che lotta e che lo fa con il sorriso. E nel mondo delle aziende ci sono tantissime piccole e medie imprese, o presunte tali, che sono piccole e medie soltanto secondo il racconto dei numeri delle statistiche, ma sono grandi imprese come la vostra che vanno avanti. Io vorrei soltanto che sentiste il governo, che non è lontano, che cammina con voi, che ci mette la mano nel cioccolato, che cerca di non combinare pasticci nella pubblica amministrazione e che sicuramente, caro sindaco, sarà qui, se sono 13 mesi, a far data da oggi? Sicuro. No, a far data da oggi bisogna fare il conto, perché oggi è il 13 settembre. Agosto sicuro aperto. Sicuro. È agosto, 13 mesi, scusami. 13, facevo il conto al 12 ottobre. 13 mesi non è iniziato, quindi. Allora è il 24 maggio, allora vedi, fa il furbo di già. Allora, no, fermi lì. 24 maggio, 13 mesi. Ci mettiamo un mese di tranquillità. Entro il 24 luglio del 2017 io torno qua e tutti insieme inauguriamo e tagliamo il nastro dell'azienda. Da qui a quel momento a tutti e a ciascuno in bocca al lupo dal profondo del cuore e grazie per avermi permesso di mangiare tanto di quel cioccolato che avevo fatto un mese di dieta, accidenti a voi. Grazie mille, grazie mille, grazie di cuore a tutti.